finalmente è qui ospite è qui, nostra. Mia Ceran. Buonasera, mia Ceran. Salve. Buonasera, grazie di questo invito, grazie dei complimenti, sono veramente felice di essere qui con voi. Vabbè, ma lei ha fatto benissimo quelle puntate. Poi grazie, non ho capito siamo divertiti. Perché hanno tolto il calcio e perché hanno tolto lei, poi non so. Ma no, in realtà sono stati fattori, secondo me, indipendenti dalla nostra volontà, ma certo, forse anche da una vera e propria, diciamo, direzione. Il calcio è diventato un po' il calcio spezzatino, come sappiamo tutti, non ci sono più tutte le partite in una volta la domenica, quindi quello causa di forza maggiore. Io sono rimasta fedele fino all'ultima puntata, Maurizio, quindi per fortuna nessuno ha tolto nessuno, diciamo. C'è stato un cambio di collocazione che sicuramente non ha agevolato, ma no. Sono storie di televisione, si vince, si perde, si nasce, si muore. L'importante è cercare di trovare sempre qualche progetto da fare con passione, secondo me. Io mi ricordo una delle ultime volte che lei era lì e aspettava un bambino. È vero, è vero, è vero. È vero. È nato ad agosto scorso e effettivamente sì. Come si chiama, Mia? Si chiama Bruno. Bruno. Bello. Bruno. Oggi ha quasi 9 mesi, quindi ne è passato di tempo, un po' di vita è scorsa, ecco, in questi ultimi mesi. Lo abbiamo condiviso perché appunto ci sentivamo un po' in famiglia in quel programma. Io sono tendenzialmente abbastanza riservata, non mi piace tantissimo parlare del mio privato, però si era creato dopo 4 anni un clima tale per cui in fondo il pubblico diventa anche famiglia e quindi fa strano non condividere. Panatta era un parente. Panatta sì, era proprio parente, devo dire, era proprio parente. C'era un grado di affetto e di stima anche dentro quel programma che forse si percepiva. Sì, devo dire. Un po' sì, è vero. Certo, no. Si sentiva, tu lo dicevi sempre, Maurizio, che dava quell'idea lì, no? Il fatto piaceva, che si divertissero tanto e fossero. Poi tu lo dici sempre che la cosa importante è essere veri. Ma loro erano veri, eh? Infatti. Io ho un po' la sensazione che la telecamera sia quell'occhio che non perdona tanto, che mostra anche gli sguardi che non vorresti far vedere, quei piccoli atteggiamenti, a volte quando non c'è sintonia tra i conduttori o i membri del cast si vede. In fondo, legittimamente anche secondo me il pubblico cerca quella verità, no? Cerca di capire rispetto anche alle dinamiche, cosa che c'è, se due vanno veramente d'accordo oppure no, no? È anche una seconda lettura del prodotto televisivo che viene offerto, anche divertente e legittima, ripeto, secondo me è giusto che da casa la gente si chieda quanto c'è di vero, no? Certo, è quello che dice sempre anche Costanzo, mi fa ridere perché Maurizio, quando tu dici quelli che è il calcio, poi anche a Luca, quando chiedi quelli che è il calcio, Luca ti risponde non mettere il dito nella piaga, Maurizio, perché non dipendeva da noi. Anzi, no, certo, non dipendeva da loro, ma è un peccato perché era un bel cast, fatto bene. Ci siamo divertiti nel farlo, cioè io lo ricordo con grande senso di privilegio, no? Certo. Che è un po' una cosa bella del nostro mestiere, se ti ricordi, ma mentre lo stai facendo, che sei privilegiato, perché di fatto sei lì che ti diverti. Insomma, ma poi c'era un Ubaldo Pantani che faceva un Mario Giordano stupendo. Un Mario Giordano stupendo. Ubaldo probabilmente il più bravo imitatore a livello tecnico della televisione italiana, secondo me, fenomenale. Ma anche gli altri comici con cui ci siamo divertiti tantissimo, Brenda Lodigiani, è stata veramente, è cresciuta tantissimo dentro a quel programma, ci siamo divertite veramente molto. No, secondo me, guarda Maurizio, nella nostalgia ovviamente di un contesto televisivo che non c'è più, secondo me tante di queste persone le ritroveremo altrove, perché poi alla fine si dice tanto della televisione, però io sono convinta
che alla fine il talento paghi e quindi qualcuno ritroverà la propria collocazione. Ma è sicuro, è sicuro. Beh, noi di certo ci abbiamo messo delle buone parole con Costanzo sul ritorno. E non è poco. Non è poco, esatto. No, a proposito di Brendello e di Gianni, mi ricordo Maurizio che ti era particolarmente piaciuta l'imitazione di Brendello e di Gianni di Patrizia De Blanc, che era uguale, faceva ridere. Stupenda. Cappello, entrava con quella camminata lenta. Sì, stupenda. Con quel modo di sedersi, diciamo, si prendeva almeno un quarto d'ora. Sì, troppo era forte. Veramente, cioè, se l'aveva presa in pieno. Devo dire che poi la parte bella è anche la genesi di questi personaggi, no? Perché poi c'è un momento tra gli autori in cui si dice: no, potremmo fare questo. Quindi la prima volta che l'autore Dario Taglietta, l'autore di Brendello di Gianni, ci ha detto: ma pensavamo Patrizia De Blanc, lei era in quel momento il grande fratello. Ci siamo guardati con l'aria un po' interrogativa. Brenda è una ragazza molto bella, giovane, molto bella, certo. Giovane, tra l'altro con un accento chiaramente del nord, quindi ci sembrava un po' un azzardo, devo dire. Invece no. Poi c'è stato il primo momento in cui abbiamo fatto le prove, no? Le prove sono questo luogo nel quale alcune cose superano l'esame, alcune cose meno, certo. Però è un momento in cui noi cast e i cameraman, i fonici di uno studio televisivo sono il primo pubblico di un personaggio che anche per vedere le reazioni, se non ridono gli addetti, dura. Esattamente. Ecco, io mi ricordo che quando entrò Brenda vestita, poi aveva soltanto una cosa un po' raffazzonata e il trucco speciale lo si fa soltanto nei giorni di puntata, quindi c'era stata una prova, ma lei era entrata con una cosa, diciamo, un po' croccata, non era ancora definitivo. Lo studio esplose, anche i cameraman. Quella cosa lì ti dà la sensazione di essere nella giusta direzione. Sì, certo, di dire ok, allora funziona. Mia, io volevo anche farti complimenti per il podcast The Essential, sai Maurizio, grazie. Cioè, questo podcast di Mia Ceran, lo dico anche agli ascoltatori, bellissimo, è un format dove in soli 5 minuti lei racconta ogni giorno l'attualità politica, economica o culturale dell'Italia e del mondo. Insomma, in 5 minuti una giornata non è facile, soprattutto in questo periodo. Però devo dire che è un prodotto, guarda, grazie di questo complimento, è un prodotto che tengo tantissimo, nato negli ultimi 2 anni, che mi ha dato una soddisfazione incredibile, prendendo tra l'altro un pubblico totalmente diverso da quello della televisione. Adesso non so, magari Maurizio mi sorprende e lui ascolta anche i podcast. No, non mi ascolta. Di base è un pubblico, diciamo, tra i 18 e i 35 che non legge i giornali per abitudine, non guarda la televisione perché non ha quell'abitudine a sintonizzarsi sugli orari altrui, però è un pubblico che ha molta sete di notizie, quindi questo, diciamo, è un prodotto che nasce insieme alla famiglia di Will, che è un gruppo di persone che lavorano principalmente su Instagram, ma ora anche su YouTube, lo trovate su tutte le piattaforme. Quindi la scommessa era: andiamo nel posto dove le persone vanno per svago, cioè su Instagram, e offriamo loro nei tempi, nella modalità alla quale sono abituati per lo svago, l'informazione. Ed è stato un successo. Ed è stato un gran successo, e lo è. Tutte queste persone avevano voglia di trovare, diciamo, a quelle condizioni, cioè me lo ascolto quando dico io, nel tempo che dico io, però tu dammi le informazioni. Le informazioni. Mi è venuto in mente un episodio. Una volta io parlando con Luca e Paolo, poi mi passarono la Ceran, che aveva fatto un numero vestito da tennista. E io dissi: complimenti, le sta bene il cittadinista. Lei disse: che vergogna. Come che vergogna? Ma no, scherzo, non mi sono mai vergognata di niente, devo dire, di quelli che il calcio, assolutamente. Ammetto che venendo da una formazione un po' più giornalistica, stati dei momenti in cui mi sono mossa in un terreno che non era il mio, però l'ho fatto sempre divertendomi, non mi sono mai sentita ovviamente, insomma, diciamo che la vergogna è un po' anche lì il gioco delle parti, no? Ma cioè, se la ricorda quando era presto. Come no, con Panatta che mi dava lezioni, assolutamente. Me lo ricordo, sì. Me lo ricordo benissimo, sì, me lo ricordo benissimo. No. Poi secondo me in quest'epoca contemporanea siamo tutti quanti più cose, anche chi fa un mestiere in cui lavora con il pubblico,
difficilmente riesce a circoscrivere la propria professione, la percezione del proprio personaggio ad un ruolo soltanto, no? È proprio così. Sono più pubblici, ci sono più ruoli, c'è più privato dentro a tutto, perché siamo tutti quanti sui social, condividiamo tutti un po' certo. di più di come si usava una volta, poi con le debite differenze. Però io mi sono resa conto che ciò che pensavo di mostrare, diciamo, che fosse fuori dall'alveo classico sì. del mio ruolo, mi potesse danneggiare, invece ho capito che è tutt'altro. È invece stata una forza, perché poi la gente di fatto ha una percezione, diciamo, più completa del personaggio. E sì, anche ma poi, come dicevi all'inizio, cioè le persone, no, anche le dinamiche, preferiscono vedere anche dei lati magari un po' più privati, un po' meno consueti, ecco, di sì, chi sì, sì. seguono. Ecco, però quindi, diciamo che io ho imparato a fare su diverse piattaforme, in diversi modi, diversi lavori e diversi ruoli, no? Cioè, certo. La parte più giornalistica la faccio con il podcast e con il gruppo di certo. Will, la parte invece di conduzione e di intrattenimento è più televisiva, però tutti questi piani in fondo poi hanno un fattore comune, che è il fatto che tu offri la tua vera persona. La tua vera persona è anche quella che ride alle battute, certo. che si prende un po' in giro, che si veste da tennista, ma è la stessa che la mattina si sveglia, legge i giornali, certo. Fa la rassegna stampa estera, racconta le certo. notizie. È tutto parte, diciamo, è tutto in realtà in fondo coerente, perché è vero, perché è tutto è parte dei tuoi interessi e delle tue passioni, ecco. Grazie Mia. Grazie Mia. È stato un vero piacere. Buon lavoro. Anche per buon noi lavoro. E ti aspettiamo presto. Assolutamente, molto adesso, volentieri. Adesso vieni anche tu ogni tanto a trovarci, Mia. Giusto, giusto. Ma vogliamo bene. Dirle due parole su Luca, così possono fischiare le orecchie anche a lui. Ma certo. Sì. Luca, che è molto bravo. È molto bravo. Molto bravo. Anche lui più nature, lo scrittore, esatto. il comico, l'autore. Esatto. Perché no, poi lui è bravo negli esercizi ginnici. No, lui allora, è bravo. Questo io non mi sento di dirlo, Maurizio. Bravo, ma negli esercizi ginnici tocca dei livelli alti. Allora, tocca dei livelli alti la sua voglia di competizione con se stesso. Questo mi sento di dirlo, assolutamente. Sì, sì, possiamo, sì. possiamo chiuderla qua. Però esatto. non è tra i primi 5 dei talenti di Luca che annovererei, ecco. ancora come dice mio suocero, esatto. che ha 80 anni, quando gli abbiamo detto ancora. Vabbè, ma non sei mai stato un grande sportivo, e questo chi lo sa? In effetti ancora non si sa. Quindi fantastico tuo suocero. Grazie a Mia Ceranno. Grazie a voi. Su R101 facciamo finta che tu sia qui con me.